Con l'anticipo odierno tra Vastese e Rieti e a causa del rinvio del derby tra Notaresco e Pineto, sono solo due le squadre abruzzesi impegnate in Serie D. Domani, nella prima giornata di ritorno, Castelnuovo e Giulianova, proprio le due squadre che una settimana fa si sono sfidate in un match più equilibrato di quanto abbia detto il 5-1 finale per i neroverdi di Guido Di Fabio. Proprio Castelnuovo, autentica rivelazione del campionato, vuole continuare a impressionare e domani riceverà il Fiuggi, squadra partita con discrete ambizioni ma che si è un po' persa nel corso del girone di andata ed ora è reduce da due sconfitte consecutive con Campobasso e nel recupero di Recanati, mentre domenica è rimasta a riposo forzato per il maltempo. Il Castelnuovo ha mantenuto la vetta a causa dell'inopinato rovescio del Campobasso a Tolentino, anche se i Lupi hanno altre due gare da recuperare. Il match col Fiuggi è un punto di ripartenza per la matricola del Vomano, continuare a fare bene senza voli pindarici. Beh, una grande stagione al di sopra delle aspettative, pur coscienti che avevamo e abbiamo una buona squadra. Quindi complimenti a loro, complimenti allo staff tecnico. Ecco, da qui al proseguo del campionato, appunto, che cosa c'è da aspettarsi in casa Castelnuovo? No, noi domenicalmente fare più punti possibili e poi vedere dove arriviamo. A Vasto Girardi il Giulianova cerca riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa. La sensazione però è che il tecnico Bitetto abbia ben inquadrato la squadra in poco tempo. Col Montegiorgio ha vinto una gara importante. A Castelnuovo le tante assenze in difesa e l'infortunio dell'unico centravanti, Padovani Selin, hanno inciso molto. In terra molisana però ci saranno i recuperi fondamentali di Caso in difesa, pronto ad affiancare Ferrini e il neoacquisto Galli, e di Danna a centrocampo, il quale avrà ai suoi fianchi De Cerchio e Massetti. In settimana la rosa è stata ulteriormente implementata con gli innesti degli attaccanti Michele Cesario dal Notaresco, per lui si tratta di un ritorno, l'uruguaiano Ignacio Flores dal Poggi Bonzi e del portiere under classe 2000 Enrico Mora dal Lentigione. Cesario guiderà subito l'attacco giallorosso al Ditella, dove il Vasto Girardi vorrà riscattare il passo falso interno nel recupero col Matese di mercoledì. Come detto, salta l'atteso derby tra Notaresco e Pineto per i 7 casi di positività nel gruppo squadra pinetese. Già disposto anche il rinvio di Pineto Castelnuovo di mercoledì. Slitta il debutto in panchina del neotecnico Marco Pomante, mentre prosegue il processo di ristrutturazione dell'organico da parte del presidente Brocco. In settimana annunciati gli innesti dei centrocampisti Filippo Baldinini ed Enzo Galeano, quest'ultimo uruguaiano che potrebbe in futuro entrare in orbita pescara. In realtà mi parlano molto bene di Pineto, che è un club molto interessante e molto ordinato. Para mí, que yo vengo de Uruguay, esta es una de las oportunidades más importantes que de la que uno sueña como uruguayo, porque nosotros venimos de un país en el que no sobran las oportunidades. Preferí Pineto porque realmente me pareció una gran oportunidad, como un salto en mi carrera. Así que está, lo afronto como tal y afronto la responsabilidad que significa.